Buongiorno Cervo, la vedo un po' in difficoltà. Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale per questo quinto episodio di Dismintle. Ci sono anche oggi molte novità, al di là del livello che siamo a livello 16, abbiamo potenziato ulteriormente il nostro equipaggiamento, a partire dal macete che ora può abbattere anche gli alberi. Sì, così almeno possiamo prenderci un pochettino di assi e di foglie. Inoltre una cosa molto molto bella che ho notato poco fa è che possiamo anche abbattere i muri di legno e uccidere i nemici con un colpo solo, perlomeno questi. Ora siamo in grado di affrontare anche i nemici più ostili. Dato che non sappiamo che cosa ci attende giù in quel tunnel, è meglio partire preparati. Inoltre, ragazzi, abbiamo sbloccato anche altre cose. Allora, ve le faccio vedere subito. Allora, intanto possiamo migliorare il nostro zaino, ok, che è un obiettivo che ci dava da fare. Abbiamo recuperato ferro, abbiamo recuperato un sacco di risorse. Allora, andiamo dello zaino. Il macete ora, come vedete, fa 45 danni, ma posso portarlo a 50. Il problema è che mi chiede un sistema elettronico, che è una cosa che ancora non ho trovato in giro e troveremo ben più avanti, mi sa. E la pietra, che per prenderla ci occorrerà un attrezzo particolare, immagino. E potremmo anche potenziare le bende volendo. Il problema ora principale è il ferro. Abbiamo anche la rete del camuffaggio al massimo. Inoltre, cari ragazzi, abbiamo sbloccato anche questo qui, finalmente il vestito della naturalezza. Ma possiamo anche fare questo, l'Enadorra. Infligge molti danni agli alberi, dorme durante la notte e lavora durante il giorno. Danno corpo a corpo contro alberi 50%, velocità di attacco corpo a corpo 10%. Peccato che gli alberi non sappiano difendersi perché sarebbe stato molto interessante. Possiamo già craftarla e adesso vi dico subito il perché e come mi si è sbloccata questa cosa. Oltre a questo mi si è sbloccata anche il gorro de piel, che sarebbe il cappello di pelle, che si sono sbloccati per il semplice fatto che noi siamo andati, nel frattempo laggiù si è aperto uno slot, siamo andati in queste zone qui. Come vedete, ho esplorato i confini fin dove possiamo andare, anche se possiamo andare oltre. Effettivamente, io sono arrivato fino a qui. Da qui in poi le temperature sono troppo basse, quindi mi richiede un equipaggiamento migliore. In quel caso dobbiamo indossare appunto il cappello di pelle e immagino anche un'armatura o qualcosa, non so se il cappello basti. Mentre per i vestiti che riguardano gli alberi, sono andato in questa zona qui, se non ricordo male, e qui sotto si vede che al nord c'è freddo e a sud c'è caldo, un po' come per l'Italia, no? Qui c'è una zona molto calda invece, quindi per restare in questa zona dobbiamo avere un equipaggiamento più leggero. Ed ecco il perché di queste due cose che abbiamo sbloccato, queste due cose. Si sblocca in automatico, una volta che voi andrete in queste zone qui, vi verrà fuori la missione crafta l'equipaggiamento per poter andare avanti. Non so che cosa succede se restiamo lì, c'è una barra che avanza sia nel caldo che nel freddo, penso che ci porti alla morte ovviamente se arrivi alla fine. E sì, abbiamo raccolto il mondo di risorse, perlomeno il mondo, per quello che ho trovato io in giro ne abbiamo tante. Peccato che non si possa trasformare i rottami in ferro, forse ci sarà qualcosa che ci permetterà di farlo, lo spero. Però abbiamo raccolto veramente di tutto. Ora, una cosa molto importante che volevo fare era ritornare qui per inventare e fabbricare la corda che ci permetterà di scendere in quel buco. Ok. Altre cose abbiamo sbloccato. Ah, la mazza da baseball, giusto. Sblocchiamo anche la mazza da baseball, inventario, e ce la mettiamo al posto della canna da pesca che sinceramente non me ne faccio nulla, non so se posso già potenziarla, però va bene. Ma quello che voglio fare ora è equipaggiarmi la nuova armatura. Ok, vediamo se possiamo migliorare la mazza da baseball. E mi serve del ferro, danni 36. La mocidia possiamo anche potenziarla ulteriormente, ma non ci importa per ora. Ok, siamo pronti a scendere, ragazzi. Vediamo che cosa ci attende. Adesso non mi dà più fastidio. Posso anche raccogliere la roba a terra adesso, eh?
Salve. Ok, vediamo se devo equipaggiarla. No, possiamo scendere così direttamente. Molto bene. Nel buco. Nel buco nero. La tomba. Come ha fatto ad arrivare qui? Bella domanda. Ok, era l'ultimo re dell'Unione e bisogna andare alla porta dell'evacuazione, insomma. Beh, io voglio andarci, è il minimo, chissà che cosa c'è lì dentro. È stato fin troppo facile. Ma che schifo, io mi aspettavo un'arma. Peccato. Beh, non posso andare oltre? No, c'è un buco tutto intorno. Hop! Complimenti per l'atletica, ragazzo. Niente, andiamo ad aprire la via allora, a sto punto. Magari questo giro ci riusciamo. Vai. Oh, vediamo se possiamo fare qualcosa. Oh sì. Ci siamo. Abbiamo aperto il portone. Vediamo se ci attacca qualcosa di pericoloso. Chi c'è qui? Là là. È un razzo? Beh, a regola la salita davanti, cioè la scaletta, però manca il combustibile. Potrei prendere la pila di combustione, ok, nella torre, nel relè dell'Unione. Bingo! Questa è la mia salvezza. Sembra vecchia, sembra antica, però sta in buono stato. Non riesco a capire perché l'hanno abbandonata. Però manca quella cosa lì, la pila di combustibile. Potrei cercarla usando lo scanner della torre. Ok. Sembrava fin troppo semplice. Livello 17 raggiunto nel frattempo. Ok. Vediamo un po' dov'è. Allora, a nord non possiamo. No, beh, possiamo già andarci a nord in realtà. Devo fare l'equipaggiamento del freddo. Gli altri due in fondo sarei molto curioso, ma ci andremo man mano. Trasmissioneros. Ok. Oh mio Dio, abbiamo la granata. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ho visto una tutina che la voglio assolutamente. Carta da baseball. Che cosa me ne faccio? Immagino sia un potenziamento per la massa. Animalista no, collezionista no, questo no. Esperienza per tutto, dai. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Carta da baseball, eccola qui, vediamo un po' cos'è. Forza del derribo. Non conosco il termine derribo, potrebbe essere forse la forza nel colpire, una cosa del genere, forse. Però io voglio questa, assolutamente. Mi serve del ferro, 15 di ferro. Ok, potremmo anche riuscire a farla. Se riesco a recuperare del ferro, ben volentieri. E poi cos'è che abbiamo? La granata frammentazione. Sempre del ferro. Il ferro ormai mi serve dappertutto. Io spero che in queste nuove zone ci sia del ferro, perché a quanto pare manca, manca tanto. Scusa, non posso aprire perché ogni volta arrivo qui. Ecco, grazie. Mi tocca fare il giro di 1 km. Che poi in realtà è molto semplice fare risorse. Nel caso dei nemici, quelli un po' più grossi, a volte luttano spesso, almeno perlomeno a me, hanno luttato continuamente ferro e gomma. Ma che caspita che mi ha preso.
ferro e gomma, quindi sì, potrebbe essere che ce l'abbia, ad esempio questo, basta ucciderlo un po' di volte e ci darà tutto il ferro necessario. È comunque forte. Ma noi lo siamo di più. Eccolo qui. Mi sta venendo un'idea malsana. Io vorrei andare là con questa tutina fantastica a cercare le pile di combustibile. Ma immagino che durante il tragitto di ferro ne troveremo. Quindi la faremo man mano camminando. Allora, dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Qui. Il problema è l'entrata. Ok. Andiamo al relè di unione a sud, è quello più vicino, quindi tanto vale andare lì. Qui c'è una tomba, ok. Dove ci sono tombe ci sono tesori di solito. E infatti. Ok, grazie. Ho scoperto anche che queste piantine di bambù ti danno le tavole di legno. La mia paura è che mi occorra però l'equipaggiamento leggero. Ok, qui c'è una casa, vediamo se riusciamo ad entrare. È aperta, quindi sì. Dammi del ferro, ti prego. Grazie. Gentilissimo. And as it were, a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the ships were destroyed. This is an automated Un po' di recording sent from componenti che K-23 fanno at the bene. Crown Station. Un po' di plastica. Ah, una stazione di polizia, guarda, c'è anche il criminale che dormiva qui da solo, va bene. Ok, nient'altro? Madonna, quante ce ne sono di queste piante, guarda! Guarda quante! Porco vacca. Shh, affrontiamole una alla volta, se no ci fa il culo. Esperto, guarda, guarda ferro che mi sta dando. Cavolo, mi ha tolto metà vita quel tipo là con una sberla comunque, eh. Quindi complimenti. Ecco, qui, ecco, mi è apparsa la barra del caldo, come vedete. Quella è la barra, va su, va giù in base a dove ci spostiamo. Per esempio in strada c'è caldo, se noi andiamo sul marciapiede c'è freddo. Si vede che è stato costruito un marciapiede termico, non lo so. Se noi proseguiamo di qua. Aia. Mi prendono a botte le cose. Niente, non possiamo. Non era quello che volevo fare. Ehi! Guarda, torno in un secondo momento. Allora, inventiamo e fabbrichiamo. Sombrero. E ce lo mettiamo. Tiè. Bellissimo. Uguale a prima, solo che adesso è nero. Ok. Forse possiamo andare adesso. 8000 punti esperienza per aver craftato un cappello. A quanto pare per passare devo affrontare per forza questo qui. Ora che guardo bene. Il problema è che non ho vita. Non devo passare. E ucciderlo per forza quanto vedo. Però guarda proprio in quella zona lì. Proviamo. Via! No, non di qua. Forse di qua. Ehi. Ah, gli scagnozzi mi hanno seguito fin qui. Anche il tipo mi ha seguito. Sì, eccolo qua. Allora, voglio capire come si va di là. Perché? Perché qui. Forse dobbiamo andare di qua. Eh? Ah, vabbè, non è neanche tanto forte, dai.
muori. Vabbè, il globo lo prendiamo. Ordina un globo, lo vogliamo subito il globo. Grazie. Ehi. Allora, quella pianta aveva previsto il mio movimento grande. È annegato. È annegato uno zombie, poverino. Ok, abbiamo raggiunto il relè. Finalmente. Porca paletta. Si attiva almeno? Sì. Che cavolo, almeno sblocchiamo. Sblocchiamo la zona. Tutta la zona, guarda che spettacolo, ma non è neanche così grande alla fin fine. Ok, possiamo riprendere il nostro cammino. Abbiamo depositato tutto l'occorrente che ci permetteva per aprire quella porta. Non aprite quella porta, ma l'abbiamo aperta. E ora ci dirigiamo verso questa pila di combustibile che non si sa dove sia, perché qui è tutto un labirinto, guarda che roba. Un sacco di genti. Foresta dei pugnali volanti. Via uno, via l'altro, via l'altro. Muori, muori, muori. Quindi proseguiamo, prendiamoci un po' di veleno, qualche spina. Oh, ne abbiamo trovata un'altra. Fantastico. 50.000. The bringer of great knowledge. The one-armed king Il descended to us possessore del from the sapere occulto, il re skies. Manco, scese We dal welcomed the cielo. king to our tribe. We greeted Ricevemmo il re him con le braccia as aperte e one of l'accettammo our come own. parte della nostra tribù. Vabbè, grazie al cacchio. Ah, ok, finita qui. Tutto, ok. Beh, ne abbiamo trovate due. Ne manca solamente una. Madonna, se la trovo prendo 50.000 punti esperienza e vi distruggo. Sì, va bene. Lasciatemi andare al mio obiettivo, finalmente ci sono arrivato. C'è una nebbia, che cos'è questo coso? C'è un carro armato con le gambe? Che fico, posso usarlo? Fammelo usare, ti prego. Oh, caspita! Porca! Ma che... Diavolo! Forse è un po' troppo presto per affrontare questo coso. Ragazzi, io direi che possiamo fermarci qui per questo episodio. Il nemico in questione è un po' troppo forte. Con calma, nel prossimo vediamo di eliminarlo. Perché anche la mia vita in questo momento, nonostante ci sia tornato, non è completamente piena. Dovrei rientrare qui al pieno delle forze, ma forse è anche troppo forte. Dovrei potenziare qualcosina ulteriormente. Ragazzi, se l'episodio come sempre vi è piaciuto, mi raccomando, vi invito a lasciare un bel like e a condividere e ci vediamo per un prossimo. Ciao a tutti!